Queste sono le Altra Via Olympus 2, rappresentano una scarpa super ammortizzata dal drop zero, ma al tempo stesso massimalista, e per capire di cosa stiamo parlando, come al solito, partiamo dalle specifiche. La scarpa nella taglia US 9 pesa ben 323 grammi, dovuto fondamentalmente al fatto che utilizza una mescola super densa, 33 mm nel tallone, 33 mm nell'avampiede. Questa cosa, secondo me, ha un vantaggio competitivo, soprattutto per chi cercasse di correre velocemente. Ecco, comunque, le 10 cose che ci sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi è data questa scarpa. Full disclosure, questa scarpa ci è stata fornita da Altra per effettuare la recensione. Ci ho corso tantissimi chilometri e l'ho anche utilizzata con Davide. Ecco, comunque, le cose che ci sono piaciute, partendo ovviamente dalla tomaia. Con Altra non si può partire che dal numero e dello spazio nell'avampiede, che mi è piaciuto tantissimo. Utilizza l'original foot shapes, ossia quello standard tradizionale dell'azienda americana. Tenete conto però che a livello di numero suggerisco mezzo numero in più, perché la scarpa è assolutamente un po' più corta rispetto allo standard di altre scarpe presenti sul mercato. Per ciò che concerne la tomaia, davvero ben realizzata, con un design assolutamente piacevole da guardare e soprattutto è molto traspirante in estate e protettiva grazie alla parte superiore, che è davvero rigida. A livello di lacci e allacciature ci sono due cose da sottolineare. In primo luogo sicuramente il fatto che la linguetta è molto paffuta, però non è a soffietto, utilizza il nastrino per lasciarla ben allacciata al piede stesso, cosa che secondo me è riuscita particolarmente bene. I lacci non sono piatti, ma sono anch'essi paffuti e comunque la scarpa non si slaccia in nessun modo. La tomaia è molto protettiva e traspirante, e anche la linguetta è molto, molto imbottita. Per questi periodi estivi, secondo me, è un'ottima opzione, perché tanto traforata fa traspirare bene il piede, e anche nel tallone comunque non c'è tanta imbottitura che ti fa sudare tutta la parte dietro. Quindi è un'ottima tomaia come scarpa da lento. L'aspetto che vale la pena valutare è legato al fatto che utilizza questa mescola Ego Max, che è davvero reattiva dal mio punto di vista, e soprattutto ce n'è davvero parecchia, è molto densa e la cosa rende la scarpa particolarmente pesante. A velocità non così sostenute, secondo me, potreste non apprezzare più di tanto questa tipologia di schiuma, però dipende anche dai vostri gusti, mentre sicuramente correndo velocemente questa scarpa, che non è così rigida ma al tempo stesso si piega nella parte dell'avampiede, vi consente anche di raggiungere delle velocità davvero elevate. È un'impressione un po' strana, perché secondo me dà tanto peso alla scarpa, però al tatto è più dura, però quando la metti comunque è abbastanza morbida, e essendoci tanto materiale sia davanti che dietro, è davvero un'ottima scarpa per lenti e anche lunghi. Conferisce comunque tanta stabilità il fatto che sia leggermente più duretta, e comunque ti dà quell'appoggio neutro e bello stabile che ti fa tenere dentro bene il piede senza nessun problema di instabilità. Tra l'altro sarebbe veloce se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiose. Non lo noti, secondo me, che il drop è zero, perché comunque avendo tanta intersuola ti spinge comunque leggermente in avanti, quindi il drop zero non lo senti neanche tanto, quindi per chi non è tanto amante dei drop zero è comunque un'ottima scarpa per far lavorare il piede, nonostante comunque abbastanza rigidina, ma si piega abbastanza. Per il resto anche la parte del battistrada, essendo sagomata per ogni dita del piede, ti fa attutire bene tutti gli urti, e essendoci tanta quantità di materiale sia per chi corre di avampiede che per chi tallona, è ben protetto, sia anche per lunghe distanze non ha nessun problema di fastidio. Spazio nell'avampiede è davvero bello largo, bello spazioso, e anche tutta la parte della tomaia è bella grande e super confortevole, ti permette di distendere bene tutte le dita, che diciamo è il must di queste scarpe che rivoluzionano un po' la corsa con questo drop zero e la concezione di far lavorare bene il piede. Uno degli aspetti migliori di questa scarpa è sicuramente il battistrada, che utilizza una gomma dura nella parte dell'avampiede e durevole soprattutto, ma
anche la tecnologia Innerflex, che consente di piegare al meglio la scarpa stessa e quindi il vostro piede correrà in maniera molto naturale, nonostante appunto l'altezza da suolo sia di 33 mm, cosa abbastanza inconsueta per una scarpa di questo tipo. Ho amato il fatto che comunque la gomma esposta sia davvero limitata e al tempo stesso, chiaramente, visti questi solchi nella scarpa stessa, se correte in pista bianca potrebbe succedere che entri un sassino al suo interno, però questo ovviamente è parte della struttura della scarpa stessa. Battistrada è comunque bello rinforzato, c'è tanto materiale e allo stesso tempo bello gripposo e si può fare davvero tanti chilometri. Forse c'è un po' di, diciamo, di intersuola, di mescola in vista, che magari se poggiate un po' di tallone, fate tanto la rullata, potrebbe consumarsi prima del dovuto, però per il resto secondo me si possono fare tanti chilometri, anche dovuti al fatto che l'intersuola è davvero ricca di materiale. Dal mio punto di vista non sono comunque tutte rose e fiori o rainbow and butterfly, perché credo che questa scarpa, pesando 323 grammi, possa non piacere ai gusti del consumatore del 2024 e al tempo stesso, correndo lentamente, forse la scarpa è leggermente più secca, però sentiamo cosa ci racconta Davide. Difetti secondo me non ce ne ha, perché comunque è un'ottima scarpa per qualsiasi ritmo, anche se si vuole spingere e usare un po' di più, spinge. Quindi per quei lenti anche più allegri può andar bene. Forse l'unico difetto che devo trovare è che è leggermente duretta la mescola e c'è chi può piacere questa mescola, poi magari c'è chi preferisce le mescole leggermente più morbide, però comunque è un'ottima scarpa per qualsiasi tipo di lavoro lento, lunghi e anche per usare un po' di più nei lunghi allegri. Secca ma reattiva? Sì, secca ma reattiva e aggiungerei protettiva, sì. Un altro aspetto vincente della scarpa è legato al fatto che la durata credo sia davvero eccezionale grazie soprattutto ai materiali parecchio resistenti, alla mescola Ego Max che forse si è dura ma al tempo stesso è molto durevole, e anche a un battistrada che in effetti grazie a questa gomma davvero resistente vi consentirà di correre secondo me almeno fino a 800 km anche nel caso in cui come me pesiate più di 80 kg. È importante sottolineare che questa tipologia di scarpa ha davvero un utilizzo interessante, soprattutto per chi cercasse di passare allo zero drop, potrebbe essere una soluzione vincente perché, tra virgolette, non è così invasiva vista l'altezza dal suolo e soprattutto vi consente di correre a ritmi abbastanza veloci, cosa che non fa mai male. Ma la consiglierei un po' a tutti, dagli amatori agli elite. Non la porterei a super grandi ritmi, però se si vuole usare un po' di più nei lenti va più che bene. E per il resto un'ottima chicca forse aggiunta sono questi lacci che non sono proprio piatti, sono leggermente tondi, che quando li tiri si diventano più sottili e quindi ti permettono di fare un bel nodo. Poi per il resto rimane davvero un'ottima scarpa che può competere assolutamente con tutte le altre presenti sul mercato. No, non è la mia prima zero drop, ho provato altri marchi e devo dire che comunque ero un po' abbandonato questo mondo dello zero drop, però con queste nuove mescole, nuove intersuole ci sto ricredendo e ogni tanto aggiungere una scarpa che fa lavorare un po' di più il piede nella nostra rotazione, secondo me con tutte le scarpe in carbonio adesso e le intersuole reattive ogni tanto si possono inserire dentro per comunque allenare un po' tutti i muscoli del piede e non soffrire di fastidi vari. La consiglieresti come prima scarpa zero drop? Sì, perché comunque è bella protettiva, non è troppo aggressiva. Sicuramente per chi vuole provare lo zero drop è un'ottima opzione senza rischiare di farsi male. In conclusione concordo con Davide che questa potrebbe essere la scarpa adatta a chi cercasse di correre in maniera naturale ma non volesse qualcosa di super invasivo. Mi è piaciuta molto da questo punto di vista e soprattutto correndo i lenti svelti potrebbe essere una soluzione ideale, perché permette anche a chi fosse abbastanza stanco
di farlo in maniera piacevole. Ovviamente la scarpa è soltanto uno strumento e 323 grammi di strumento forse è un po' esagerato rispetto a quello che invece oggi è presente sul mercato. Voi nel frattempo, se Strong Keep Running, scrivetemi qua sotto quali altre recensioni vorreste vedere. Io, come al solito, vado a mangiare al coniglio e nei prossimi giorni farò ulteriori recensioni. Ciao, alla prossima!